Ok, ciao ragazzi, allora questo qua è un video un po' particolare, è un video un po' particolare soprattutto anche per il fatto che l'avrete notato voi, è uscito tipo in un giorno il sabato, insomma il sabato verso tarda sera, che anzi il sabato già di per sé è uno dei giorni più sconsigliati in assoluto per pubblicare video su YouTube, figuriamoci intorno alla sera. Quindi, perché pubblico questo video? Intanto io lo pubblico senza cercare di fare tagli, cioè non vorrei che ci fossero tagli all'interno di questo video, più che altro perché vorrei che fosse una specie di chiacchierata, una chiacchierata tra me e voi, e senza quei ritmi standard che si mettono, diciamo, ai video che di solito si caricano su YouTube, dove ogni 3 secondi bisogna, che ne so, tagliare quando respiriamo, quindi ogni volta c'è un tra una parola e l'altra si taglia per dare il ritmo che tanto piace su YouTube. No, infatti, essendo una chiacchierata, questo video non interesserà a molti di voi, magari annoierà la gran parte di voi, ma spero che comunque ad una percentuale di voi possa piacere, anche semplicemente tenerlo così in play mentre fate altro, ascoltando quello che ho da dirvi. E vorrei basare, diciamo, vorrei incentrare questo video qui su un argomento. In questo caso, essendoci stata di recente la festa del papà, vorrei incentrarla appunto sulla figura del papà, parlandovi un po' magari di quella che è stata la figura del papà per me o comunque in generale la mia famiglia. E nel generale penso comunque una cosa che sicuramente pensano tutti quanti, e quindi non sarà una novità, che la famiglia sia una delle cose, se non la cosa più importante per la crescita di una persona, sia in negativo che in positivo. Comunque la famiglia influenza molto il modo in cui una persona, cresce, si sviluppa, il suo modo di comportarsi, eccetera. E sotto questo punto di vista io mi posso ritenere una persona molto fortunata, diciamo, perché ho avuto comunque una famiglia che ha saputo, come dire, spronarmi a fare quello che volevo fare senza costrizioni, quindi mi ha sempre appoggiato in quelle che erano le mie scelte e quindi ho avuto una famiglia fantastica sotto questo punto di vista, sia per mia madre sia per mio padre. Dal punto di vista proprio parlando della figura del padre nello specifico, mio padre è una persona molto particolare. Ormai ho imparato a capirlo che è una persona particolare. E molti di voi l'avranno anche visto in qualche video, ogni tanto faceva la sua comparsa quando abitavo ancora a Roma, in qualche video, in qualche vlog. Mio padre è una di quelle persone, diciamo, che non ha tanti complimenti da dare, ma non nel senso che non gli piace quello che faccio, cioè è proprio una persona che non riesce a manifestare i complimenti, no? Quindi ormai mi sono abituato fin da quando ero piccolo, comunque quando gli facevo vedere un disegno, un qualcosa che avevo scritto, una storia, o anche in questo caso, cioè mio padre non è cambiato, è sempre lo stesso, anche quando gli faccio vedere un video, le prime cose che dice dopo aver visto il video è la lista delle critiche, diciamo, e non critiche in senso negativo, cioè delle cose che potrei migliorare, quindi mi fa una lista di tutte le cose che secondo lui ho sbagliato e che dovrei migliorare. E all'inizio ci rimanevo sempre un po' male, perché infatti abbiamo discusso spesso quando ero piccolo, tipo sì, ok, c'è questa cosa che non ti piace, quest'altra che non ti piace, però ci sarà qualcosa che ti piace. Lui, diciamo, dà per scontato che tutto ciò che non ti ha detto è quello che gli piace, no? Ormai ho imparato come funziona la cosa, però questo suo modo di fare è stato molto importante per me, perché nonostante lui comunque, come vi ho già detto, non manifestasse proprio il suo, capito, il lato positivo delle cose che facevo, quindi non mi spronasse da quel punto di vista, perché di solito uno pensa che un genitore, per appoggiare il proprio figlio, il genitore che appoggia il proprio figlio è quello che nel momento in cui il proprio figlio gli fa vedere qualcosa, il genitore gli dice: "Ah, bravo, continua". Invece, nel caso di mio padre, è stato il contrario. Proprio il fatto che lui non avesse mai da dire cose positive sui miei lavori mi spronava ancora di più a migliorare, a fare di più, a migliorarmi e a potergli far vedere la volta successiva un qualcosa nella speranza che potesse darmi, insomma, potesse dirmi dei complimenti. E ancora mi ricordo quando ho pubblicato il primo Tell Me a Story, quello che è piaciuto tantissimo, del gatto del cimitero. Quando gliel'ho fatto vedere, la prima cosa che ha detto è: "Ah,
E ci hai messo una notte per farlo. Figuriamoci se ci mettevi una settimana o un mese. Poteva venire fuori un capolavoro. Però comunque per il resto gli era piaciuto. E un video invece in cui mi ricordo ci ero quasi riuscito a fargli dire soltanto, no, soltanto complimenti, senza nulla di da poter migliorare, era il video dell'ombra scomparsa. Quando gli ho fatto vedere il video dell'ombra scomparsa ha fatto un sorriso, e è importantissimo questa informazione, ha fatto un sorriso e, oddio, niente tagli, ok, è passato, starnuti, interrompo i discorsi, dicevo, ha fatto un mezzo sorriso e mi ricordo che per la prima volta in assoluto non ha detto un qualcosa che potevo migliorare come prima cosa. Ha detto che era un bel video, che era molto poetico. E poi mi sembra che avesse detto qualcosa che potevo migliorare verso la fine. Però è stato un grande traguardo. Quindi c'è stata proprio questa ricerca da parte mia di, come dire, renderlo orgoglioso, no? Quindi di fargli vedere qualcosa e farlo rimanere senza parole. Perché ormai lo conosco, conoscendolo, nel momento in cui lui è senza parole, vuol dire che ci sono soltanto cose positive, che non ha nient'altro da dirmi. E quindi questo qua è stato mio padre, il modo in cui mio padre mi ha invogliato a dare sempre del mio meglio. E ancora adesso sto cercando nuovi modi per dare del mio meglio, per poi far sì che magari tramite i video che poi io e Francesca produrremo come studio, o tramite i piccoli successi che avremo come studio, lui possa essere, diciamo, fiero di quello che sto facendo, magari anche senza dirmelo in maniera diretta, ma comunque non dicendomelo io ormai riesco a capirlo. Quindi ognuno ha la propria famiglia. E anzi, proprio pensando alla mia famiglia, una cosa che sicuramente molti di voi avranno pensato è proprio il futuro. Ripensando alla mia famiglia mi viene da pensare che in un futuro anch'io, per forza di cose, spero avrò l'opportunità, l'occasione o comunque il modo di diventare padre. E ripensando a come mi ha cresciuto la mia famiglia e anche a come sono venuto fuori io, perché comunque, insomma, mi guardo e non mi reputo una persona che è stata cresciuta male, non mi reputo una persona che, capito, come dire, si comporta male, che comunque mi reputo una persona che è cresciuta bene, ok? Cioè, non una di quelle che tu le vedi e dici, ah, questo qua bisognerebbe dargli tre sberle, quattro file di sberle in faccia e ridargli l'educazione. Quindi credo di essere una persona che è stata educata da questo punto di vista. E dentro di me ogni tanto penso che se un giorno dovessi avere un figlio e dovessi pensare a come crescerlo, se, diciamo, crescerlo come mi hanno cresciuto i miei genitori mi desse la, come dire, la garanzia che possa uscire, mio figlio possa crescere come sono cresciuto io, allora mi viene da pensare che forse il modo migliore per crescere mio figlio sia crescerlo come mi hanno cresciuto, come mi ha cresciuto la mia famiglia. E vabbè, ma questa cosa sì, questa cosa se ne parla tra un bel po', cioè nel senso, insomma, sono giovane, ho ancora tempo per vivere la mia vita prima di ingabbiarmi in queste responsabilità. Quindi comunque, a parte questo, anzi, voi che non so, com'è la vostra famiglia? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come, non so, com'è vostro padre, com'è vostra madre, vi appoggiano nelle scelte che fate, o magari sono un po' più, come dire, ci tengono a direzionarvi loro e quindi non vi danno molta scelta nelle vostre scelte, appunto. Oppure, non so, sicuramente tra di voi ci saranno anche molte famiglie divorziate, magari, però comunque non è detto che da una famiglia divorziata non ci possa essere qualcosa. Ma si stanno uccidendo? Si stanno uccidendo quelli di sopra? Loro non hanno una bella famiglia, lo sento ogni giorno. Comunque, non so, stavo dicendo che anche comunque nelle famiglie divorziate non è detto che da una famiglia divorziata allora c'è un problema, cioè c'è un problema per cui il figlio di una famiglia divorziata cresce male. Comunque, in generale, ci sono tanti fattori che influenzano la crescita di un figlio. E anche da una famiglia con questo tipo di problema, che ormai è così comune da non essere considerato quasi neanche più un grave problema, comunque ci stanno le premesse per far sì che una persona possa crescere sana, forte, con principi ed educazione. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, tutto riguardo alla vostra famiglia, sempre se ne volete parlare. Questo qua è lo scopo del format, diciamo, del video. E
E niente, questo. Anzi, non so se ve l'ho detto il perché lo sto pubblicando il sabato. Lo sto pubblicando il sabato sera proprio perché vorrei che fosse uno di quei video per le persone un po' come me. Io di solito il sabato sera non ho l'abitudine di uscire, fare baldoria con gli amici. Insomma, sono una persona molto calma, quando esco quando mi pare. Sarà un ragionamento da disoccupato, visto che se uno lavora non ha molto tempo. Invece io non ho molto tempo, ma non è un, cioè, non è, può essere considerato un vero e proprio lavoro. Quindi vorrei che questo video qui, questa tipologia di video in cui parliamo, eccetera, in cui discutiamo senza tagli, senza la pressione del ritmo di YouTube, possa essere considerato un po' come quel momento per tutte quelle persone che decidono di rimanere a casa il sabato e magari hanno piacere di parlare un po' con me e discutere di questi argomenti. E niente, arriviamo alla fine del video e fatemi sapere qui sotto nei commenti anche se avete in mente argomenti per i prossimi video, e nel caso ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video normale o comunque il prossimo sabato verso la sera per passare questo momento tra di noi. Fatemi sapere anche se questa tipologia di video vi è piaciuta con un mi piace, e non so se può essere un video da condividere, perché cioè chi può interessare, non ci stanno, che ne so, parodie musicali, non è intrattenimento, non fa ridere, non sto facendo puzzette in giro per Milano, facendo esperimenti sociali, quindi non credo sia un video che può essere condiviso, ma nel caso, se lo condividete, mi fa piacere. Nulla, ci vediamo la prossima settimana e ciao, ciao ciao!